Il Teramo incappa nel secondo KO casalingo consecutivo a vincere Albonolis dopo la Vispesero e Limolese per 1-0, squadra che si conferma imbattuta in trasferta. Guidi ne cambia 4 rispetto alla sconfitta contro la Vis. Bois va in panchina per far posto a Rillo. Rossetti e Fiorani prendono il posto di Mungo e Viero in mediana, mentre Birligea fa sedere in panchina Bernardotto. Nel Limolese c'è invece subito Turchetta titolare in attacco. Il Teramo inizia andando vicino al gol, prima con un tentativo alto di Malotti e poi ancora al terzo minuto. Rillo scende sulla sinistra e mette in mezzo per Birligea, che supera Melgrati, ma non riesce poi a mettere il pallone oltre la linea di porta. I biancorossi non iniziano poi a sprombattuto come di consueto, con Limolese che non si snatura e fa possesso palla. Gli ospiti non riescono a rendersi pericolosi, ma si fanno preferire per larghi tratti, con il Teramo invece in difficoltà in uscita con il pallone. Al 28esimo Turchetta prova a far partire un tiro a giro che, deviato, per poco non beffa il Teramo. Dagli sviluppi del calcio d'angolo, battuto sempre da Turchetta, Rinaldi di testa incrocia ma non trova la porta di un soffio. Alla mezz'ora arriva la risposta del Teramo. Rosso rientra sul destro ed impegna Melgrati, con la difesa ospite che allontana in qualche modo. Al 35esimo è ancora Imolese però a rendersi pericolosa, con Matarese che fa partire un destro che coglie il palo esterno e fa tremare il diavolo. La formazione di Guidi non si desta e prima di rientrare negli spogliatoi rimane in 10 uomini, perché Fiorani rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica al 42esimo. Guidi non cambia nulla nella ripresa, mentre negli ospiti Matarese lascia il campo per infortunio a Luca Lombardi. Dopo 2 minuti Limolese passa in vantaggio. Da un calcio d'angolo Angeli viene lasciato troppo libero di saltare nei pressi dell'area piccola e mettere poi di testa in porta il vantaggio degli ospiti. Anche Lia deve lasciare il campo per infortunio a Cerretti qualche istante più tardi. I primi 2 cambi in casa Teramo sono invece Bernardotto e Bois, che al 12esimo prendono il posto di Birligea e Rillo. Il diavolo di volontà prova a recuperare la gara e, nonostante l'inferiorità numerica, si porta in avanti con più frequenza rispetto alla prima frazione. Di pericoli però veri e propri i biancorossi non riescono a crearli. Al 28esimo Limolese vede annullarsi il raddoppio firmato Alessandro Lombardi per posizione di fuorigioco, rapido a raccogliere una respinta corta di Tozzo sul tiro di Benedetti. Malotti è il più pericoloso dei suoi, con il Teramo che si vede annullato un gol per presunto fallo di mano di Bernardotto, che viene anche ammonito intorno alla mezz'ora. Al 34esimo Padovan va vicinissimo al raddoppio, cogliendo in aria l'incrocio dei pali. 2 minuti dopo Malotti serve Bernardotto, che prende la mira ma si divora il pareggio da buona posizione. Al 42esimo, dagli sviluppi di un angolo, Rossetti sul secondo palo, a Melgrati battuto, non riesce ad impattare bene con il pallone a 2 passi dalla porta. Sarà l'ultima azione degna di nota in un Teramo che chiude in pressione ma che non riesce a trovare la via del pareggio ed evitare i 0 punti in 2 gare giocate al Bonolis. Martedì prossimo il diavolo sarà di scena in casa della Lucchese.